Il 3 gennaio del 1892 nasceva in Sudafrica lo scrittore inglese John Ronald Reuel Tolkien, noto in tutto il mondo ovviamente per il capolavoro della letteratura fantastica Il Signore degli Anelli, che poi è stato, come tutti sanno, immortalato sul grande schermo dal regista Peter Jackson nella trilogia che ha aperto praticamente questo millennio. Non tutti sanno, anche se molto più che in passato, che Tolkien è stato anche un grandissimo studioso di letteratura delle lingue germaniche primitive, a partire proprio dalla loro origine fino a tutto il Medioevo, e che non soltanto ci ha regalato delle grandissime opere di fantasia e di immaginazione, ma anche accurati ed eruditissimi studi su questo o quell'aspetto delle lingue germaniche dell'origine. Ma questo forse interessa meno in questa sede, e ci interessa invece dire che gran parte del suo mondo fantastico in realtà poggia su una solidissima base che non è soltanto filologica e linguistica, ma è anche di grande pensiero, di riflessione e anche di teologia per alcuni versi. Proprio di questo si sono occupati un gruppo di studio convocato a Modena da Claudio Testi per l'Istituto di Studi Tomistici, appunto, della città dell'Emilia Romagna. Ebbene, questo gruppo di studio ha partorito proprio un testo sul tema della morte e dell'immortalità in Tolkien. Da qui partiamo per fare così un viaggio dentro al mondo fantastico dell'autore del Signore degli Anelli, anche per vedere anche qualcosa di collaterale, altre opere prodotte dalla fantasia, un nome su tutto, un nome molto italiano, quello di Lele Luzzati, ma non soltanto, parleremo anche di altre fiabe. Seguiteci allora in questo viaggio nel fantastico. La vita di Sméagol è una triste storia. Sì, Sméagol si chiamava una volta, prima che lo trovasse l'anello, prima che lo portasse all'abbazia. Che peccato che Bilbo non l'abbia ucciso quando poteva. Peccato. È stata la pena che gli ha fermato la mano. Molti di quelli che vivono meritano la morte e molti di quelli che muoiono meritano la vita. Tu sei in grado di valutare, Frodo. Non essere troppo ansioso di elargire morte e giudizi. Anche i più saggi non conoscono tutti gli esiti. La falce spezzata, morte e immortalità in Tolkien, è l'ultimo edito dalla Marietti 1821 ed è il frutto in realtà di un lavoro, di un'equipe che è durato anche quasi 2 anni. Infatti si può dire che è un'opera antologica, la prima opera antologica della collana, e si apre anche agli studi italiani. Infatti studiosi, giornalisti e anche appassionati di Tolkien si sono incontrati in tutta Italia con riunioni periodiche e hanno affrontato questo tema della morte e dell'immortalità in Tolkien. Alla fine ci sono stati questi saggi, tra cui per esempio il primo è quello introduttivo di Claudio Testi, che fa una disamina di tutto l'opus proprio dello scrittore, andando a studiare proprio la History of Middle-earth, che è la base di tutti i manoscritti dell'autore. Poi ci sono altri saggi che affrontano per esempio questa tematica da un punto di vista filosofico, come può essere quello di Franco Manni, che appunto va ad analizzare quelle che sono gli addentellati tra appunto questa tematica e anche gli autori e i filosofi precedenti a questo scrittore. Poi abbiamo un altro saggio, è quello di Andrea Monda, che invece affronta quelle che possono essere considerate le scorciatoie rispetto alla morte e all'immortalità, cioè la memoria e la longevità. Amundin. Il fuoco di Amundin è acceso. La speranza divampa. Il saggio che ho voluto offrire all'attenzione del lettore in questa raccolta di saggi pubblicati dalla Marietti vuole interrogarsi su due aspetti legati al tema della morte e dell'immortalità, il tema della longevità e della memoria. Longevità e memoria che Tolkien stesso
in un paio di lettere definisce scappatoie, scorciatoie. I suoi personaggi tutti, incrociando il cammino di questo oggetto terribile che è l'anello del potere, vengono posti di fronte al caso serio, alla serietà della vita, che diventa piena e ricca di significato soltanto se viene messa in gioco, se in qualche modo viene perduta, viene spesa per qualcosa di buono. Andate voi, fatelo subito. Potete riuscirci. Usate l'anello, padron Frodo, solo questa volta. Mettetelo. Sparite. Non posso. Avevi ragione, Sam. Hai provato a dirmelo, ma... io... mi dispiace. Il saggio che abbiamo voluto scrivere, La falce spezzata, dedicata a questo tema, è voluto partire dal tema principale. Che Tolkien stesso specifica non è, per quanto riguarda il Signore degli Anelli, il tema del potere e della lotta per il potere, né tantomeno il tema della lotta tra bene e male. Sono osservazioni molto interessanti, se si pensa che spesso, se uno pensa alle opere di Tolkien, vengono immaginate come grandi favole sulla questione del potere, l'anello del potere, o addirittura come un grande racconto manicheo della lotta tra il bene e il male. Ecco, Tolkien avvisa il lettore di non essere frettoloso, di non comportarsi come tanti critici frettolosi che hanno appunto individuato questi come temi principali, di sgombrare il campo e di andare al nocciolo della questione. L'uomo si interroga sulla sua posizione in questo mondo, in questa terra di mezzo, che essendo di mezzo prelude a una terra definitiva, a un destino ultimo. Un grande esercito, dici? Isengard è svuotata del tutto. Quanti sono? 10.000 come minimo. 10.000? È un esercito creato per un unico scopo. Distruggere il mondo degli uomini. Saranno qui al calar della notte. Che vengano pure. Il gruppo di studio tornerà ancora al lavoro, vero, su temi tolkieniani. Possiamo già dare un'anticipazione? Sì, diciamo che... i buoni risultati di questi studi hanno portato a far incontrare il gruppo, a far decidere una nuova tematica che probabilmente sarà quella sull'Hobbit, perché abbiamo scoperto e ci siamo resi conti che sull'Hobbit ci sono poche opere che approfondiscono proprio anche l'origine dello scritto. Quindi per i prossimi 2 anni questo nuovo ciclo di gruppo di studio tratterà probabilmente questo argomento.